Ha preso il via ieri pomeriggio presso la struttura dello Sporti Village il torneo Gaetano Patti di calcio a 5 dedicato alle rappresentative provinciali che partecipano appunto al torneo dedicato a Patti. Il match che abbiamo seguito è stato tra la delegazione di Agrigento e la delegazione di Enna e Caltanissetta. A vincere la partita sono stati i ragazzi ospiti per 4 reti a 2. A fine partita abbiamo sentito il selezionatore della delegazione di Agrigento, Jacky Giardina. Al termine della prima partita del torneo Gaetano Patti ha vinto la rappresentativa Enna Caltanissetta contro quella di Agrigento. Jack, comunque è stata una bella partita. Sì, alla fine è stata una partita, diciamo, equilibrata, anche se poi magari il risultato ci viene penalizzati. Abbiamo avuto le stesse quasi occasioni di loro, solo che loro sono stati molto più cinici di noi e hanno, insomma, realizzato 4 gol, mentre noi ne abbiamo fatto solamente 2. Però sono molto soddisfatto del gioco dei ragazzi, in considerazione del fatto che abbiamo iniziato 2 settimane fa, quindi per noi, diciamo, già era difficile iniziare tutti insieme per poterci amalgamare. Penso che loro avevano qualche marcia in più, forse col calcio a 5 giovanile nella provincia di Enna sono più avanti rispetto a noi. Vabbè, questo sicuramente, mentre loro hanno avuto più scelta nel fare la selezione, quindi loro hanno molto più squadre che fanno settore giovanile. Noi purtroppo nella nostra provincia, diciamo, è una provincia che ancora si deve sviluppare nel settore giovanile del calcio a 5, quindi per noi è stato veramente difficoltoso riuscire a fare già la squadra e quindi riuscire a fare una rosa di 12 elementi, mentre per loro hanno avuto anche difficoltà perché avevano veramente tanta scelta, tante società sportive che fanno calcio a 5.